puoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato. Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Ciodiano Calzature, vieni a trovarci nelle sedi di Roccella e Siderno. Simply Monasterace, un supermercato vicino a casa per la spesa di ogni giorno. Un reparto gastronomia super assortito con salumi e formaggi tipici locali. Nuovo reparto ortofrutta e baguette calde per tutto il giorno. Tra le offerte del periodo trovi... simpatia al tuo servizio. All'esterno ampio parcheggio riservato. Simply Monasterace, via Nazionale 110, Monasterace Marina. Semplice la vita. Grandi Magazzini Europa 2000 della famiglia Bonfà. Da più di 50 anni si occupa di arredamento, prodotti per la casa, materiale elettrico, lampadari ed elettrodomestici con il grande marchio Expert. Nella struttura di oltre 3.000 metri quadri, un unico grande negozio, Casa Chic, dove puoi trovare le migliori aziende di arredamento, ovviamente sempre tutto garantito dal nostro slogan, qualità al miglior prezzo. L'esperienza maturata nel corso di due generazioni di mobilieri ha permesso di sviluppare un'elevata professionalità, oltre mezzo secolo di esperienza al servizio del cliente. Da noi puoi trovare un'ampia scelta per ogni soluzione, in stile o in design, il tutto ai prezzi più convenienti per il cliente. Bonfà significa la qualità al miglior prezzo. Grandi Magazzini Europa 2000 a Bianco. Arredamento completo, consistente in cucina completa, parete attrezzata, camera matrimoniale completa, divano a tre posti, al prezzo di 2.990 euro. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole. Gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa. Panino con Angus di prima scelta, Lilla 19. Grigliate miste, Lilla 19. Tagliate di carne, Lilla 19. Queste e tante altre specialità le troverai alla Braceria Paninoteca Lilla 19. Vasta scelta di panini e carne di primo taglio. Vieni ad assaggiare anche la nostra birra artigianale. Lilla 19, ci trovi a Locri, in via Giuseppe Garibaldi, numero 161. Lilla 19, il massimo del piacere con il massimo del gusto.
Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Adesso puoi portare Telemia sempre con te, con la nuova app. Scarica da Play Store e App Store e con un semplice clic entrerai nel mondo di Telemia. Con il nostro live streaming, tutti i programmi on demand e le ultime news ovunque vorrai. Scarica l'app, Telemia è sempre con te. L'appuntamento del weekend con la rassegna stampa di Telemia, rigorosamente in diretta dallo studio centrale di Roccello. Un weekend all'insegna del maltempo, piove dalle prime ore di questa mattina e sarà così per tutta la giornata, con allerta gialla nel meridione d'Italia. Ma ci sono tantissime notizie importanti. Il TAR del Lazio che ha annullato gli scioglimenti dei consigli comunali di Marina di Gioiosa e Lamezia Terme. Paolo Mascara e Domenico Vestito tornano sindaco dunque nelle città di Lamezia e Marina. Ci occuperemo di queste e di tantissime altro, della crisi al porto di Gioia Tauro, e temi della sanità e soprattutto della cronaca giudiziaria, anche la ricca pagina sportiva con il weekend per quanto riguarda le squadre calabrese, il ritorno in campo tra gli anticipi di oggi e le sfide di domani. Ma andiamo con ordine, prime pagine, tante notizie importanti, lo dicevamo. Lamezia torna il sindaco Mascaro, il TAR del Lazio ha annullato gli scioglimenti dei consigli comunali per mafia. Marina di Gioiosa da capo, in sella l'amministrazione guidata da Vestito. Verdetti sono arrivati, il Consiglio Comunale di Lamezia Terme, provincia di Catanzaro, e Marina di Gioiosa, Reggio Calabria, non andavano sciolti per mafia. Questa è la decisione del TAR. Subito le altre news, taglio alto, titoli sotto testata, Reggio per la politica, troppi disservizi, Palazzo San Giorgio nel mirino di Forza Italia. Qui vedete in Balzano, Dattola e Caracciolo. A Gioia Tauro la crisi al porto, MSC contro Conship, il freno del porto e che non investe, vedete qui il vertice all'autority. E ancora Corte dei Conti, l'anno giudiziario, truffe sui soldi pubblici in Calabria nel 2018, condanne per 24 milioni, ma le amministrazioni non denunciano. Proseguiamo, Cittanova subito dalla piana, Domenico Antico, probabile candidato con una civica senza il centro-sinistra. Anche Cittanova si prepara a rinnovare il Consiglio Comunale a maggio, fallita la mediazione con il Partito Democratico, che comunque sembra intenzionato a ricandidare l'uscente Francesco Cosentino. L'avvocato 47enne ha presentato il suo movimento che si chiama Viva Cittanova Viva. E ancora San Ferdinando, migranti, prima fase dell'accoglienza affidata alla Caritas. Il prefetto di Reggio Calabria di Bari ha incontrato ieri il volontariato cattolico per i primi provvedimenti. Motta San Giovanni, sempre nel Regino, debiti sottostimati, riequilibrio bocciato, dissesto inevitabile, e questo il punto di domanda. L'organismo contabile ha guidato sottostimata la massa passiva. E poi ancora Casignana, confermato il sequestro di beni al professor Mollace. La Corte dei Conti congela 970.000 euro al docente originario di Casignana dell'Ateneo di Catanzaro. Il calcio, il Milan di Gattuso e Piątek in volo verso la Champions Serie A. Ieri sera ha travolto l'Empoli nell'anticipo 3-0. E poi parliamo della storia di Natuzza, che finisce al tribunale diocesano, dovrà istruire la causa di beatificazione della mistica di Paravati. Ieri a Mileto l'insediamento dell'organismo nominato dal vescovo Luigi Renzo. Avete percorso lungo Monsignor Luigi Renzo e i sacerdoti che seguiranno il caso Natuzza Evolo. Lasciamo Gazzetta del Sud, subito il quotidiano, vedete la sentenza a dominare anche per quanto riguarda l'apertura del quotidiano edizione di Reggio Calabria. A Lamezia nessuna infiltrazione, come anche a Marina di Gioiosa Ionica. Accolto il ricorso contro lo scioglimento, vittoria anche per la città di Marina di Gioiosa.
gioiosa. Il sindaco Mascaro, successo di tutta la città, dice. Lombardo, serve più rigore nelle valutazioni. Nulla di fatto per Cassano, invece, proposto appello. Parliamo della beatificazione di Natuzza, insediato il tribunale, se ne occupa anche il quotidiano, faremo il punto tra poco all'interno. Qui intanto la mistica di Paravati, Natuzza e Evoli. I temi della sanità, fissati i tetti di spesa per i privati, movimentati 428 milioni di euro. Andiamo ad occuparci adesso di Regione Calabria per quanto riguarda la politica. Carlo Guccione, giunta politica o voto, maggioranza sempre più risicata per il governatore calabrese Mario Oliverio, abbandonato ultimamente da altri esponenti del suo gruppo, i tormenti anche di Aieta. Lancia un nuovo appello al Partito Democratico, partito in crisi in Calabria, e pensa al modello Basilicata. Continuiamo la ricerca, gli effetti dello spazio sul cervello degli astronauti, un calabrese protagonista alla NASA. E poi la crisi al porto di Gioia Tauro, si spera nell'accordo tra le parti. Dopo 9 giorni la New York lascia le banchine, era il simbolo del blocco. Il prefetto di Bari ha incontrato ieri i portuali e li ha ringraziati per la responsabilità dimostrata. Per quanto riguarda le tre notizie in alto, titoli sottotestata, parliamo subito di economia. Draghi, l'Unione Europea garantisce agli stati la sovranità, vedete Mario Draghi. E poi reddito di cittadinanza, si parla tantissimo in questi ultimi giorni, obbligo di lavoro solo con lo stipendio superiore a 858 euro, qui Luigi Di Maio. E poi le grandi opere, TAV, Salvini sicuro, nessun blocco, solo una revisione, vedete Salvini sul cantiere TAV. Andiamo subito ad occuparci del nostro portale www.telemia.it, sempre aggiornato e in tempo reale le notizie anche sulla decisione del TAR di ieri. Marina di Gioiosa, il sorridente Domenico Vestito che ritorna sindaco da lunedì della città di Marina, annullato infatti lo scioglimento, Vestito ritorna dunque sindaco della città. E poi in bacheca, Locri, canoni idrici, il gruppo consigliare di opposizione plaude all'attività di ricalcolo e verifica iniziata dagli uffici comunali, avevamo ragione noi, qui il capogruppo Carabetta per quanto riguarda il gruppo di opposizione a Locri. Follia in Calabria, ci occupiamo di cronaca, picchia il padre con una sbarra in ferro, gli distrugge l'auto e poi lo insegue impugnando un coltello, arrestato un 21enne. Ospedale di Locri, quando la buona sanità vince, la storia di Benedetta, questa è una bella storia a lieto fine all'ospedale di Locri. E poi la controcopertina a Siderno, vedete a buon punto i lavori del palazzetto dello sport. Continuiamo, c'è l'ultima battuta e ancora poi le altre notizie perché si parla di sport, le sfide tra oggi e domani. ACR Messina Locri, domenica si gioca a porte aperte al Franco Scoglio, l'attesissima sfida di domani. Campionato di promozione, il grande campionato invece del San Luca, una squadra senza ostacoli, una vera macchina da gol. Complimenti dunque al San Luca che sta giocando in promozione ed è capolista. Calcio dilettanti, tutte le designazioni arbitrali invece di oggi e di domani, abbiamo detto anche delle altre news che arrivano dal territorio, quella da Bovalino, approvato dal Ministero dell'Interno il bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2018, qui vedete un sorridente sindaco Vincenzo Maesano. Non ci sono altre notizie importanti, lasciamo anche il nostro portale www.telemia.it, tantissime le notizie che abbiamo anticipato, è il momento degli approfondimenti, analizzeremo la vicenda degli scioglimenti dei consigli comunali perché ritornano in sella 2 comuni, Lamezia Terme e Marina di Gioiosa Ionica. Andiamo subito all'interno a dare un'occhiata a quelle che sono le ultimissime, le dichiarazioni a caldo. Andiamo subito a dare un'occhiata alla pagina numero 6, vedete si parla subito di Lamezia Terme, uno dei comuni più importanti calabrese. A Lamezia le infiltrazioni non c'erano, il TAR raccoglie il ricorso contro lo scioglimento, vedete qui l'avvocato Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia, ritornerà dunque al lavoro da domani, da lunedì, e qui nessuna considerazione dell'impegno antimafia, Giuseppe Paladino in quest'altra foto. E poi il nodo, l'approfondimento, pende l'appello per l'incandidabilità, e ancora Pasqualino Ruberto, non accertato il vantaggio procurato alle cosche. Proseguiamo, altre reazioni, altre notizie, il sindaco Mascaro che si sofferma in questa intervista, vittoria di tutta la città, dice Mascaro, dalle lacrime di gioia all'amarezza per non essere stato mai consultato. C'è una lunga intervista rilasciata da Antonio Chieffallo, continuerò, dice Mascaro, a fare l'avvocato, impedirlo sarebbe la negazione
di principi costituzionali. E ancora il dibattito, serve più rigore nelle valutazioni, parla invece l'ex procuratore della DDA che firmò l'inchiesta alla base della vicenda. Lombardo, gli amministratori non vanno mortificati, dice, una cosa è l'indagine, l'altra, altro l'accesso. Vedete qui Vincenzo Lombardo in foto e poi le reazioni, c'è l'esultanza del centrodestra. Continuiamo, adesso ci spostiamo a Marina di Gioiosa Ionica. Scioglimento annullato anche a Marina di Gioiosa, accolto il ricorso dal TAR. Vedete qui il municipio di Marina di Gioiosa in foto, l'ex sindaco torna sindaco, lo ha deciso il TAR del Lazio, il quale ha accolto il ricorso presentato da Domenico Vestito, sindaco dell'amministrazione che è stata sciolta per presunte infiltrazioni mafiose. Con questa sentenza il primo cittadino incassa per la seconda volta una vittoria istituzionale. Prima del TAR del Lazio a Domenico Vestito aveva dato ragione il tribunale di Locri, il quale aveva annullato la sua incandidabilità stabilita dagli organi istituzionali. L'amministrazione comunale è stata difesa dall'avvocato Francesco Mario Macri, aveva impugnato il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale emesso dal Presidente della Repubblica del 24 novembre del 2017 e la successiva nomina della Commissione straordinaria. E poi l'intervista. Vestito, potete richiamarmi di nuovo sindaco, la prima cosa che farà, abolire le odiose tasse imposte dai commissari. È una dichiarazione che ha rilasciato anche i nostri microfoni proprio ieri nel primissimo pomeriggio il sindaco, vedete, Domenico Vestito, intervistato a caldo dopo la sentenza. Cassano, gli ex amministratori fanno appello, sentenza sbrigativa ed errata, sull'istanza dovrà pronunciarsi il Consiglio di Stato. E poi in Parlamento di Forza Italia, normativa da rivedere, proseguiamo, andiamo ad occuparci adesso di fede e culti, cambiamo decisamente argomento, la pagina è la numero 9, Natuzza Evolo, al via il processo di beatificazione, insediato il tribunale. Qui nella foto grande Natuzza Evolo, al lato invece il postulatore della causa di beatificazione, Don Enzo Gabrieli. Verso la canonizzazione di Natuzza Evolo sarà necessario studiare una copiosa quantità di atti, qui il tribunale ecclesiastico della causa di canonizzazione per quanto riguarda la mistica. Il 6 aprile prossimo la prima seduta pubblica alle 17 nella Basilica Cattedrale di Mileto. Il suo vero miracolo è la sua stessa vita e la sua capacità di portare conforto. Un cammino lungo basato sull'acquisizione di documenti, atti e testimonianze. La prima parte della nostra rassegna stampa del weekend prosegue, adesso parliamo di politica, c'è un'intervista importante con Carlo Guccione, consigliere regionale del PD, durante qui un intervento in aula a Palazzo Campanella. O una giunta politica o il voto, le sorti del nostro schieramento, dice Guccione, sono in mano a Oliverio. Guccione lancia un nuovo appello al Partito Democratico e pensa al modello Basilicata. Vi consigliamo di leggere questa intervista. In 8 mesi, dice Guccione, si può costruire una coalizione civica. E poi costi politica, i 5 Stelle diffidano la Regione Calabria, vogliono reintrodurre i vitalizi. Melicchio attacca la proposta Morrone. Altra notizia, la retroscena, quella che arriva da spalla, i tormenti di Aieta e i numeri sempre più risicati di questa maggioranza. Sanità privata adesso, pagina 11, sono stati fissati i tetti di spesa, firmati i decreti DCA 35, 36 e 38 che stabiliscono le risorse del 2019, movimentati complessivamente oltre 428 milioni di euro, ora tocca alle singole ASP, qui Thomas Schell e Saverio Cotticelli che guidano la sanità calabrese, commissariata, lo ricordiamo. Regione Calabria, nuova riunione invece sulla migrazione sanitaria, la prossima tappa sarà un controllo serrato sulle strutture private, dato incarico alla società per un'attività di verifica a partire dal 2014. Franco Pacenza, delegato alla sanità, è stato rinnovato il contratto qualche giorno fa. Reggio Calabria, grazie per l'aiuto offerto ai nostri figli, i boss scrivono al presidente del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, eccolo in questa foto Roberto Di Bella. Continuiamo, adesso ci occupiamo di cronaca, la pagina è la numero 12, vi segnaliamo questo servizio che arriva da Reggio, le telecamere inquadrano il killer, Canada, un uomo di colore ha ucciso Cece Luppino il 30 gennaio, ripreso dall'impianto di videosorveglianza della vittima e da quello del vicino, vedete l'uomo di colore che avrebbe ucciso Cece Luppino diverse settimane fa. Dalla Piana adesso Gioia Tauro, la crisi del porto, si spera nell'accordo tra le parti, dopo 9 giorni la New York
lascia le banchine, era il simbolo del blocco. Il prefetto ha incontrato i portuali e li ha ringraziati per la responsabilità dimostrata. Vedete qui il prefetto incontra i portuali nella sede dell'autorità portuale di Gioia Tauro. I sindaci invece della Piana hanno incontrato il premier Conte. Per quanto riguarda le altre notizie, Cardinale picchia il padre e tenta di accoltellarlo, arrestato. Il 21enne sfoga la rabbia con una sbarra di ferro, distruggendo l'auto del genitore. È successo nel piccolo centro del Catanzarese. Continuiamo perché parliamo adesso di previdenza. La carica dei 2.108 per la pensione, altri 574 calabresi hanno inoltrato domanda all'INPS, Cosenza resta in testa. Corte dei Conti invece hanno nuovo problemi vecchi, nonostante i problemi di organico aumenta la produttività. Truffe illecite, distrazioni di fondi all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Qui un momento della relazione, poi il confronto, gli enti distratti rispetto al loro patrimonio. Il procuratore Scerbo chiama in causa gli amministratori locali, qui l'arrivo della Corte. Continuiamo perché ci occupiamo come sempre della pagina di Reggio, che anticipa i temi anche di Locri de Piana. Gioia Tauro, 7 anni fa il barbaro omicidio di Fabrizio Pioli, sono passati ben 7 anni, analizzeremo la notizia tra poco a pagina 20. Invece dalla Locride tra Noldo e Davi salta il confronto, non le querele, faremo il punto perché c'è un botta e risposta tra Noldo e Davi e dunque ci sono anche le querele tra i due verso le primarie dentro le macerie del Partito Democratico. Domenica arriva il candidato segretario Martina, domani Martina sarà a Reggio Calabria, eccolo in questa foto, la svolta di Canale e Falco Matà, un partito che esiste solo tra gli addetti ai lavori delle strutture. Per quanto riguarda ancora il quotidiano, la pagina della provincia come al solito per occuparci di Grecanica prima, quante croci negli ultimi 5 anni? Si terrà oggi a Condofuri il rapporto sui morti lungo la strada statale 106, la famigerata strada della morte, promosso dall'associazione Basta Vittime presso il laboratorio civico. E poi Bagnara aperta, mancata messa in sicurezza, strada statale 18, perché il sindaco non ha rimesso il mandato? E questo è il punto di domanda. Il gruppo civico interroga il primo cittadino di Bagnara Calabra. Invece a Villa i topi ballano sui banchi di scuola, succede pure questo. Un roditore ha seminato il panico nella media di via Bergamo. Ordinanza intanto del sindaco che dispone la chiusura in via cautelativa del plesso per disinfestazione. Qui vedete il degrado nei pressi della scuola media e qui il sorcio catturato proprio all'interno del plesso scolastico. Andiamo ad occuparci adesso di Locride, iniziamo da San Luca, andiamo dunque questa vicenda che finisce con le querele tra Anoldo e Klaus Davi, querele al posto del faccia a faccia, salta in TV ma si accende a distanza lo scontro tra i due candidati sindaco. Anoldo, il paese non ha bisogno di soubrette televisive, Klaus Davi, dunque omofobo. Vedete qui Francesco Anoldo e Klaus Davi sono stati intervistati nei mesi scorsi in un confronto televisivo, per adesso rimane l'unico, quello che ha realizzato Telemia con la collega Maria Teresa Criniti. E poi ancora Brancaleone, ok dei commissari, sì al progetto di fattibilità per l'impianto sportivo Pasquale Borrello. Qui il campo sportivo di Brancaleone c'è l'ok da parte dei commissari prefettizi che guidano la città. Stilo, musica nei musei e nei borghi, tango nella chiesa di San Francesco d'Assisi. Prima del concerto visita guidata alla Cattolica e al centro storico, vedete qui la chiesa di San Francesco d'Assisi, un concerto musicale previsto infatti per domani sera alle ore 17 nella splendida location della settecentesca chiesa barocca di San Francesco d'Assisi di Stilo, nell'ambito di musica nei musei e nei borghi, bellissimo evento questo. Continuiamo ancora con la Locride, Brancaleone, Agostino Belcastro sull'argomento, legalità, l'intesa resta nel protocollo, il Consiglio Comunale aveva approvato l'accordo nel 2014, nessuna traccia del progetto per l'elaborazione del contratto locale di sicurezza. Vedete qui il municipio di Brancaleone. Invece a Monasterace, servizio di gestione dei servizi urbani, il riordino passa all'unanimità, qui la seduta del Consiglio Comunale. Siamo già a quelle che sono le notizie della Piana, lo anticipavamo qualche minuto fa, Fabrizio Pioli, vita spezzata 7 anni fa, il 23 febbraio del 2012 il barbaro omicidio del giovane elettrauto, notizia che in ricordo in quella circostanza vi abbiamo dato in tempo reale e in diretta. La relazione con Simone
Simona Napoli, la condanna dei parenti della donna. Qui Fabrizio Pioli in questa foto. A Geffone, piccolo centro della Piana, notizia di spalla, si parla di Pedemontana, petizione alla città metropolitana. È stata avviata una raccolta firme finalizzata a creare un collegamento diretto tra il centro montano di Geffone e lo svincolo della superstrada Ionio Terreno della Pedemontana. Gioia Tauro, il piacere della lettura in biblioteca, esperienza sensoriale per gli studenti. La libreria Giunti regala 90 testi al comprensivo Pentimalli. Vedete qui la visita degli studenti in biblioteca. E poi l'intervento, quello di Annibile Fiorenza e Giuseppe Larizza, il transhipment per salvaguardare lavoro e sviluppo, la crisi al porto di Gioia Tauro. Qui la firma del segretario generale regionale e segretario generale territoriale della FIT, Cisle. Per quanto riguarda ancora le altre notizie che arrivano dalla Piana, un'armata a Brancaleone. Biasi, Perri e Scarfò attaccano l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti. L'addio di Romeo del Partito Democratico scatena il sarcasmo degli innamorati. Vedete qui Roy Biasi, Maria Teresa Perri e Raffaele Scarfò che criticano l'operato dell'amministrazione Scionti. A Laura in Borrello, laboratorio per bambini disabili. Iniziativa di Udicon con comune e scuola. Avete una panoramica invece di Laureana di Borrello. Di spalla, cinque frondi, Cascarano, ex sindaco della città, avvia la campagna d'ascolto in vista delle elezioni regionali. La pagina di Lamezia è tutta dedicata alla notizia che riguarda la decisione del TAR, dignità restituita alla comunità. Reazioni sull'annullamento dello scioglimento per mafia. Vedete il municipio di Lamezia Terme, De Biasi, onore al sindaco. Dicono Muraca, chi paga i danni? E questo il punto di domanda, un approfondimento importante nella pagina Lamezia. Direttamente allo sport, adesso il sorteggio sorrida a Napoli e Inter. Per quanto riguarda l'Europa League, i partenopei affronteranno il Salisburgo, per i milanesi c'è l'Eintracht Francoforte. E poi ancora, per quanto riguarda il calcio giocato, andiamo a dare un'occhiata alla sfida di ieri sera a Milano. Il Milan ha vinto 3-0 con l'Empoli. Piątek dà il via al tris del Milan. E poi vedete altre notizie: Juve, dubbio Douglas Costa, problemi muscolari per il brasiliano. Chiellini potrebbe riposare. Bernardeschi nel tridente insieme a Mandzukic e CR7 nella sfida di campionato contro il Bologna. Le calabresi, Cosenza, è una partita a scacchi quella di oggi pomeriggio alle ore 15, si gioca al Curi di Perugia. Il Cosenza vuole proseguire il trend positivo. Chiuzzi, a Perugia servono intensità e ritmi alti. Izigo tesserato e subito convocato da Piero Braglia. Rende, rientrano Germinio e Negro, buone notizie per mister Modesto. Parliamo del Crotone che vuole rialzarsi, il rossoblù nella tana della capolista Brescia. Il tecnico, siamo fiduciosi. Giocano Pettinari, Simi e Roden in avanti. Torna Roden infatti dal primo minuto, chance di partire titolare anche per il forte Simi, potrebbe esserci il tridente. La Regina e il Catanzaro, due squadre in buona salute, soprattutto il Catanzaro. Regina che deve dimenticare la sconfitta invece di domenica. Regina dubbi in ogni reparto nella sfida, ricordiamo, con la capolista Juve Stabia a Castellammare. Non ci sono altre notizie importanti, era la prima testata calabrese che abbiamo analizzato in questa prima parte di rassegna stampa di questo weekend. E ancora, per quanto riguarda Gazzetta del Sud, apriamo la seconda parte e ci spostiamo direttamente a quelle che sono le pagine regionali Calabria per parlare di politica e di tantissime altre notizie che dominano all'interno. Andiamo subito con ordine, soldi pubblici saccheggiati dalle frodi. All'inaugurazione dell'anno giudiziario la Corte dei Conti denuncia casi eclatanti di danno erariale. Sotto accusa, si legge nel sottotitolo, consiglieri regionali, medici, imprese e perfino vigili urbani. Qui vedete la relazione del procuratore Scerbo e sopra la presidente Loreto con i magistrati. Natuzza, attenzione puntata sul prossimo 6 aprile. È una data importantissima, quella del 6 aprile. Ieri a Mileto l'insediamento del Tribunale diocesano, a cui seguirà l'avvio solenne della causa di beatificazione della mistica. I tempi si prevedono lunghi e il vescovo in questa fase invita alla massima cautela. Vedete qui la mistica, aperto il processo a Natuzza, competerà il titolo di serva di Dio. Andiamo avanti di spalla, sanità privata, emanati decreti sui nuovi tetti di spesa. Qui intanto il commissario ad acta in foto, Cotticelli, ha pubblicato tre provvedimenti.
Andiamo ad occuparci delle notizie del giorno, le più importanti. Lamezia, il comune non andava sciolto. Pagina numero 20. Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Paolo Mascaro e dai suoi assessori. I giudici, nessuna alterazione tale da compromettere l'imparzialità dell'amministrazione. Tra lunedì e martedì l'insediamento al municipio. Il sindaco, riscattato l'onore della città. Questa è la soddisfazione del sindaco, vedete, Paolo Mascaro, che tornerà in sella la settimana prossima. Qui l'ex ministro Marco Minniti e qui il palazzo comunale. Il prefettizio Francesco Alecci, nel riquadro, ha presieduto la terna commissariale che ha guidato Lamezia negli ultimi 15 mesi. A Marina di Gioiosa tornano Vestito e la sua giunta. Smontato il provvedimento del Ministero dell'Interno. Recepite in piene tutte le osservazioni del nostro legale. Vedete qui riabilitato il primo cittadino, Domenico Vestito, con tanto di fascia tricolore in questa foto. Anche per lui settimana prossima si ricomincia a lavorare. Reggio, incominciamo a dare un'occhiata a quelli che sono i temi del territorio. La città degli abusi e del non finito, presentato al comune, 33.000 richieste di condono, 10.000 sono state evase. Qui una bellissima veduta dall'alto della città, che nel tempo è stata ferita da migliaia di abusi edilizi. Negli ultimi anni sono aumentati i controlli. Infatti, negli ultimi 3 anni accertati 325 casi, ordinanze di demolizione per il 70% delle infiltrazioni. Parliamo di viabilità. Da lunedì al via i lavori per riqualificare via Posidonia. Qui intanto un nuovo look, lunedì avvia i lavori di pavimentazione. Voltiamo pagina, ci occupiamo di politica, emergenza rifiuti e strade gruviera. Forza Italia chiede le dimissioni del sindaco, la minoranza va all'attacco di Palazzo San Giorgio. Qui i consiglieri comunali forzisti, Pasquale Imbalzano e Lucio D'Attola con la capogruppo Mary Caracciolo. A fianco il personale della Coroap in stato d'agitazione, stipendi bloccati da 3 mesi, diminuiti gli incassi mentre si attivano dunque le consulenze. La voce del circolo PD nell'incontro a Catanzaro, impianto di San Batello e ancora le muse, il tour fa tappa alla chiesa degli artisti, l'iniziativa si svolgerà domani sera. Nella chiesa di Sant'Anna invece, sempre a Reggio, si ricorderà Giuseppe Funaro e i 40 anni di sacerdozio di Monsignor Morabito. Il momento adesso di occuparci subito di quelle che sono le notizie della Tirrenica. Villa San Giovanni, niente topi, ma le medie chiudono per disinfestazione. Villa San Giovanni, un roditore trovato in una trappola alla Caminiti, dove le lezioni riprenderanno soltanto martedì, come alla scuola di Cannitello di Reggio. Intanto è polemica social per il video che sembra smentire l'amministrazione. Vedete, scuola media, il topo in trappola si evidenzia in questa foto, e qui via Monsignor Bergamo il video diffuso ieri tra le polemiche. Bagnara Calabria, il dissesto dopo 3 anni e un caso ancora aperto. Bagnara, la triade, aveva lamentato ritardi nella consegna dei documenti, prorogato l'incarico a un funzionario esterno. Vedete qui Palazzo San Nicola, il dissesto del comune di Bagnara è stato dichiarato ben 3 anni fa. Alcune notizie in brevi, la prima arriva da Laureana di Borrello, Patrizia Delfino, direttore del carcere. Ancora Laureana di Borrello, elezioni, oggi incontro della Lega di Salvini. Sempre a Laureana, la strada provinciale 4, un pericoloso acquitrino. Vedete, situazione sempre difficile per la viabilità nella zona di Laureana di Borrello, che porta anche a Bellantoni, altra zona di Laureana di Borrello, dove le strade sono veramente in precarie condizioni. Villa San Giovanni è convocato per il giorno 27, il Consiglio Comunale torna a riunirsi dopo 2 mesi. Tra gli argomenti debutta l'imposta di soggiorno voluta dal sindaco Siclari. Adelia Nuova, illuminazione e viabilità per garantire la sicurezza, nota della triade commissariale. Ricordiamo che da qualche mese Delia Nuova è commissariato dopo furti e atti vandalici, manutenzione straordinaria per la videosorveglianza. Voltiamo pagina, siamo nella parte finale e ci occupiamo adesso di Città Nuova. La città si prepara a rinnovare il consiglio comunale, ci sono grandi movimenti, vedete Domenico Antico probabile candidato a sindaco, Francesco Cosentino il sindaco uscente in carica potrebbe ricandidarsi.
Grazie, qui Sandro Cannatà, ex primo cittadino. Vedremo chi dei tre naturalmente si candiderà ufficialmente, e intanto nasce Viva Cittanova Viva, antico probabile candidato, il programma lavoro differenziato e centro storico. Verso le elezioni il movimento trasversale non si è alleato comunque con il Partito Democratico. Proseguiamo con Taurea Nova, gli innamorati scionti ora nel mirino di Caridi. Il consigliere del nuovo centrodestra vorrebbe Maria Fedele nell'esecutivo. Cinque frondi regionali, il cantiere di speranza di Marco Cascarano. Per quanto riguarda ancora la Tirrenica, ci occupiamo adesso di quelle che sono le notizie che arrivano dal porto. Tavolo permanente in prefettura e Di Bari chiede responsabilità. Il vertice all'autority con sindacati, aziende portuali e forze dell'ordine. MSC pronta ad investire, lo scalo può attrarre altre compagnie. Vedete, Porto di Gioia Tauro, arrivo ieri del prefetto Michele Di Bari. A San Ferdinando, migranti, una rete di ascolto e solidarietà con il volontariato. Il rappresentante del governo a San Ferdinando, possibile inserirli nei CAS o negli SPRAR in attesa di soluzioni definitive. Per quanto riguarda Palmi, i clan dirottano la droga nei porti del nord Europa, la relazione semestrale della DIA, gli inquirenti confermano il ruolo della cosca Piromalli. Porto di Gioia Tauro ancora, la Seawork ha annullato licenziamento disciplinare, poi Rizziconi, la priorità del sindaco Giovinazzo a 4 mesi dalle elezioni. Di sequestrati invece i beni a Giuseppe Sorbara nell'operazione Maus, requisito per la giudiziaria, accolto il ricorso del legale, terreni acquistati per conto del cugino scandinaro. Ecco in questa foto Giuseppe Sorbara, la corte d'appello ha dissequestrato i beni. Altre notizie, adesso ci occupiamo di territorio. Andiamo nella pagina della Ionica, ponte Pilati di Melito, quasi completata la messa in sicurezza. Procedono speditamente i lavori sul manufatto in stato di degrado e oggetto anche di un provvedimento di sequestro. Oggi pomeriggio premiato l'avvocato Giuseppe Lucibello, direttore generale dell'INAIL. Vedete qui, dunque, una foto, viene riportato il ponte di Pilati. Piano bocciato, spettro di Sesto a Motta, dalla Corte dei Conti regionale, doccia fredda su Palazzo Alecce. Secondo l'organo contabile, la massa passiva da riequilibrare, valutata in oltre 3,4 milioni di euro e da ritenere sottostimata. Il piano di riequilibrio era stato adottato con delibera del Consiglio Comunale del 23 maggio 2018. In questa foto intanto Giovanni Verducci, brutta gatta da pelare per il sindaco di Motta San Giovanni. Ancora andiamo ad occuparci di benestare, il capogruppo di opposizione Vincenzo Rocca attacca, c'è un buco da 2,5 milioni di euro, smentisce con decisione le voci che lo vorrebbero alleato con Mantegna. Vedete qui Vincenzo Rocca, è stato sindaco in passato per ben 2 legislature di benestare, attuale capogruppo di minoranza. Ricordiamo che Benestare rinnova il Consiglio Comunale a maggio. Un nuovo punto Unicef all'oratorio parrocchiale Palizzi, inaugurazione domani alle ore 17.30. Invece a Condofuro, omaggio alle vittime e proposte per la sicurezza sulla statale 106. Condofuro oggi dalle 18 al Rempicci. A Montebello è emesso il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi. Domande fino al prossimo 13 di aprile. La giunta Vestito non è più mafiosa. Adesso primo piano, una pagina interamente dedicata a Marina di Gioiosa, punto per punto la sentenza del TAR del Lazio che ha fatto a pezzi il decreto di scioglimento dell'amministrazione comunale. Tra le righe spuntano addirittura gli elogi dopo una totale inerzia delle precedenti gestioni, anche commissariali. L'attività posta in essere dell'esecutivo è apparsa dinamica e propulsiva. Vedete qui Domenico Vestito, avvocato, 41 anni, è stato eletto sindaco nel novembre del 2013. Il Tribunale di Locri nei mesi scorsi ha rigettato la richiesta di incandidabilità a suo carico del Ministero dell'Interno. Giunta e Consiglio da ripristinare, dunque Domenico Vestito, il vice sindaco Maria Elena Lo Schiavo, gli assessori Giuseppe Coluccio, Francesco Lupis, presidente del Consiglio, Loredana Femia, consiglieri comunali di maggioranza Daniela Albanese e Sergio Salomoni, consiglieri comunali di minoranza Maria Teresa Badolisani, Pasquale Mesiti e Viviana Romeo. L'amministrazione comunale, uscita dalle elezioni amministrative del 17 e 18
18 novembre 2013, avrebbe concluso il suo quinquennio da 3 mesi. Con ogni probabilità tornerà in municipio fino alla tornata elettorale di fine maggio. L'amministrazione aveva introdotto numerose iniziative di risanamento del settore dell'occupazione suolo e ieri nei nostri microfoni Domenico Vestito ha ribadito che il primo atto di giunta sarà la totale abolizione dei parcheggi a pagamento in città. E ancora, l'attività degli uffici è risultata nel complesso organizzata anche per effetto di una corretta impostazione acquisita. Il sindaco torna in sella felice ma con l'amaro in bocca. Qui c'è l'approfondimento e ci sono le parole del sindaco Vestito. Trattamento vergognoso, dice, il nostro paese è trascinato nel fango, i nostri volti sbattuti in prima pagina con un'accusa infamante. L'ex primo cittadino attende istruzioni dalla prefettura, probabile comunque il voto di primavera. Qui vedete municipio guidato da una terna commissariale, ricordiamo, dal dicembre del 2017. Andiamo a completare. Catanzaro ha confermato il sequestro di beni al professore Mollace, congelati 970.000 euro al docente originario di Casignana dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Avrebbe svolto incarichi ritenuti incompatibili con lo status professionale. Vedete Vincenzo Mollace, il docente nel merino della Corte dei Conti. Locri, Aspiregina, La Guille chiede la rimozione di Mesiti. Invece, sempre a Locri, perizia sui plessi sequestrati, tempi lunghi o archiviazione. Un punto di svolta, la maxi inchiesta Euroscuole su Ipsia e Panetta, riscontrate irregolarità amministrative e soprattutto strutturali. A Siderno il comune vuole affidare le aree verdi ai privati, iniziativa della commissione. L'ente non ha mezzi per poter provvedere, difficile, ma gli scempi positivi ci sono. Intanto qui Piazza Cavone, un'area da sempre affidata alla cura dei volontari. Parliamo di depurazione, ci spostiamo a Brancaleone, via all'appalto. Progetto approvato dai commissari prefettizi, disponibili 552.000 euro messi a disposizione dalla Regione Calabria. E poi Locri, ADVS, numeri da record delle donazioni di sangue nel 2018, ben 200 volontari in più, un bel dato senza dubbio. Le previsioni, l'abbiamo detto, sarà un weekend all'insegna del maltempo in Calabria, piove già dalle prime ore di questa mattina, abbiamo parlato delle sfide tutte calabresi tra oggi e domani, il ritorno in campo delle principali formazioni calabresi, tra cui spicca la super sfida di Castellammare di Stabia tra Juve Stabia capolista e la Regina. Ci fermiamo qui per quanto riguardava la rassegna stampa di fine settimana, ci ritroveremo per aprire una nuova settimana di informazioni con la nostra edicola digitale lunedì 13.30, tutte le notizie più importanti del giorno nel nostro TG, tra cui si parlerà proprio della decisione del TAR sui scioglimenti dei consigli comunali ripristinati, quelli di Lamezia e Marina di Gioiosa Ionica, e tantissime altre notizie nel contenitore dell'informazione di Telemia sul canale 85 per tutta la regione Calabria. Vi ricordiamo che naturalmente seguiranno aggiornamenti anche sul nostro portale nell'arco delle 24 ore. Grazie perché ci avete seguito anche oggi da casa e anche in diretta a Facebook. A tutti voi un sereno e felice weekend. Arrivederci. Rita Severino,
La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli scherzi, dal 30 al 60%. Abbiamo incontrato molte persone nella nostra lunga esperienza. Erano industrial, contemporanee, classiche, shabby chic, moderne. Ma tu, di che stile sei? Tu che ami la tua casa e vuoi un arredamento che abbia la tua personalità. È per questo che ti abbiamo chiesto di che stile sei. Arredo Casa, via Cusmano, a Locri. Arredo Casa è anche un'originale idea regalo. Arredo Casa, lo stile che vuoi. Conad Riace, prezzi bassi e fissi bloccati per tutto l'anno su 180 prodotti a marchio Conad. Reparto bio e alimenti senza glutine. Da noi trovi anche pane caldo appena sfornato. Nel reparto gastronomia trovi i migliori prodotti a chilometri zero. Un ampio reparto ortofrutta con ortaggi e frutta fresca locale e di qualità. Tra le offerte del periodo trovi... Se sei cliente Conad, grazie alla raccolta punti potrai scegliere tanti regali delle migliori marche e buoni spesa tutto l'anno. All'esterno, 1800 metri quadri di parcheggio. Conad Riace, via Nazionale 31, Riace Marina. Persone, oltre le cose. Officina Audino. Lavori fatti con grande accuratezza e precisione. L'officina è lieta di presentare a tutta la sua clientela il nuovo generatore di idrogeno, capace di farvi risparmiare carburante dal 30 al 50% e non solo, emissioni di CO2 pari quasi a zero, pensate, solo con l'uso dell'acqua distillata. Inoltre l'officina propone il servizio gomme nuove e seminuove con equilibratura e convergenza, tutto computerizzato. Altro servizio di cui disponiamo è il lavaggio. Officina Audino, strada provinciale a Cavologna Marina, l'auto dalla A alla Z. Centro Medico Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, Eco Color Doppler. Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria.
Nemos Group Onlus. Contattaci su Facebook o al numero 324-69-07728. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore Gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Dalle alture del Pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, Gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via Provinciale. Qui la qualità è di casa.